13 luglio è mercoledì e bentrovati con l'oroscopo e con l'almanacco. Oggi è San Enrico, nome che deriva da potente nella sua patria, reso celebre ovviamente da molti re. La frase del giorno arriva dal film The Tao di Ben Affleck. La mattina la gente si sveglia e dice: da oggi cambio vita, invece non lo farà mai. Capita anche a te? Siamo dentro l'oroscopo e allora seguiamolo segno per segno in questo 13 luglio, mercoledì. Ariete, non siate così polemici per ogni cosa, non ne vale la pena e rendete opprimente l'ambiente intorno a voi. Datevi una bella calmata. Se avete la luna per traverso, non è il caso di tormentare anche gli altri. Siete troppo istintivi e per niente diplomatici. Toro, vi sentite molto rilassati oggi. Vi muovete e agite come se il tempo non dovesse mai trascorrere. Qualcuno cercherà di smuovervi, ma voi continuerete imperterriti con la vostra flemma. Il mondo corre troppo, non vale proprio la pena di affannarsi, no? Gemelli, estremamente impegnativa, oggi sarà la vostra giornata. Sarete dotati di una buona lucidità mentale, riuscirete a risolvere ogni problema che vi verrà sottoposto. Evitate di essere invadenti, non fate prediche a chi non ha voglia di ascoltarle, la vostra eloquenza vi sarà comunque d'aiuto. Cancro, non createvi inutili sensi di colpa nei confronti di quella persona. Non siete voi responsabili se le cose non sono andate come desiderava. È giusto che abbia fatto la sua scelta e se poi il risultato ottenuto si è rivelato diverso dalle sue aspettative, non è comunque colpa vostra. Leone, non nutrite risentimenti nei confronti di una persona che ha deciso di trascorrere un po' del suo tempo in maniera diversa da quella che voi vorreste. Sarebbe invece opportuno, da parte vostra, comprendere che ognuno ha diritto al suo spazio, senza dover subire le vostre critiche. Vergine, la vostra lucidità mentale oggi coglierà al volo le situazioni che si stanno muovendo intorno a voi. Non esagerate però con la vostra continua analisi o rischierete di cavillare inutilmente perdendo tempo prezioso. Riuscirete particolarmente simpatici ad una persona che presto avrete modo di conoscere meglio. Bilancia, sarete molto impegnati nel lavoro. Potreste dimenticarvi di chiamare una persona. Non suscitate dubbi e gelosie. Il vostro essere così coinvolti nelle cose farà sentire ambiguo il vostro comportamento e qualcuno potrebbe soffrire di acuta gelosia. Scorpione, lasciate anche agli altri la possibilità di dire come la pensano. Qualcuno potrebbe aversela male per il vostro modo di fare, un pochino accentratore. Potreste rischiare di far nascere una polemica senza fine. Cercate di usare una maggiore sensibilità nel rapporto con gli altri. Sagittario, riuscirete ad avere la meglio in una discussione. Scoprirete così di avere tante persone intorno a voi che vi appoggiano. Per ringraziarli, un invito a casa vostra con il vostro consueto stile cameratesco sarà per loro molto appagante. Siete maestri in queste cose. Capricorno, dovreste cercare oggi di non prendere una posizione così decisa di difesa nei confronti di chi vi sta particolarmente a cuore. Potreste scoprire che effettivamente non meritava la vostra comprensione. Rimanere neutrali sarà quindi più opportuno. Acquario, entrerete in contatto per motivi di lavoro con persone nuove. Si instaurerà una forte corrente di simpatia. Potrebbero nascere per voi nuove opportunità molto valide. Attenzione a chi in questo momento soffre di gelosia nei vostri confronti e quindi apparirà irrequieto. Pesci, sarete combattuti tra il senso del dovere e la voglia di rimanere in casa con una scusa qualsiasi. Potreste tentare di scrivere i vostri stati d'animo per poterli poi capire meglio, oppure potreste dedicarvi al disegno o alla pittura. Creatività.